Il percorso di questa gara è affascinante da un punto di vista paesaggistico, perché, soprattutto per chi non viene da Firenze, è bellissimo correre in questi posti dove il denominatore comune è la vicinanza con Firenze. Sicuramente ci sono degli scorci in cui noi vedremo Firenze, e questo è una cosa che dà emozione. È chiaro che andiamo a correre, andremo a correre in delle colline uniche al mondo, non perché anch'io sono della zona e mi sono allenato tanto nella zona, ma anche perché effettivamente sono di rara bellezza, per cui va affrontato con serietà. Non è un trial estremamente duro come a volte ci sono, chiaramente bisogna prepararlo, ci sono delle salite impegnative e di conseguenza discese, ma chi fa questo tipo di gare ormai lo sa benissimo, e chi vorrà avvicinarsi a questo tipo di gara dovrà prepararsi ad affrontare delle salite magari fatte correndo e camminando, e soprattutto delle discese, perché in discesa sarà importante correre con un assetto tecnico corretto in modo da poterle correre correndo il più velocemente possibile, ma soprattutto senza avere problemi di distorsioni alle caviglie, che sono sempre un po' la spada di Damocle di chi fa questo tipo di gara.